Radio.0 presenta Napoli Magazine. È venerdì 23 agosto 2013, buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, benvenuti a Napoli Magazine, l'appuntamento quotidiano con il calcio Napoli, in onda dal lunedì al venerdì su Radio.0. Non dimenticate, questo è l'ultimo giorno della settimana, è l'ultimo giorno con inizio alle ore 15, perché da lunedì prossimo, all'indomani della prima giornata di campionato, Napoli Magazine comincerà con 20 minuti d'anticipo, quindi cominceremo alle 14.40, ripeto, alle 14.40 e non più alle 15. 20 minuti in più, naturalmente, a vostra disposizione. Napoli Magazine. Ed eccoci pronti a ripartire. Salutiamo subito, immediatamente, il direttore di Napoli Magazine, Antonio Pietrazzuolo. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a te, caro Michele Sibilla, cari radioascoltatori, tifosi del Napoli, ben ritrovati. Stavo raccontando dei tuoi giochi di società con De Marco di Chiavari. Tu sei cresciuto insieme, ricordo quando costruivi i castelli di sabbia, no? In questi periodi dell'estate, quindi sei contento per... Ma sei più giovane di me, dai, di la verità, che giochi a Monopoli e a Burraco tutti i giorni. Già quando dici Monopoli si capisce che sei proprio anziano. Monopoli è un gioco trasversale, attraversato. Cioè, tutto... Ormai... Ma come? Adesso c'è il Monopoli con le carte di credito, ma dai! No, ma adesso qua ci ascoltano con le app per iPhone, per iPad, le app per Android, che ovviamente... Quelle di Napoli Magazine sono super multimediali, tu mi vieni a parlare del Monopoli, che sicuramente è bello, ma è un po' datato, no, come gioco. Assolutamente, ma chiediamo al nostro ospite se lui gioca o ha giocato a Monopoli. Prima di tutto però salutiamolo. Buon pomeriggio a Diego Armando Maradona Junior, ciao Diego! Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Michele e Antonio. Ma tu hai giocato a Monopoli, giochi a Monopoli? Sì, ho giocato a Monopoli, adesso mi sono un po' modernizzato, è normale, cioè, stai parlando con Diego che rientra più nella sfera mia personale. Però come vedi, ha giocato a Monopoli, attenzione. Vabbè, ma guarda, diciamo... siamo a meno di un mese dal mio 27esimo compleanno. Beati voi. 27esimo compleanno, pensa un po', un anno in meno al sottoscritto. Però caro Diego Armando Maradona Junior, io devo dare il tuo annuncio ufficiale, perché a partire dalla prossima settimana, da lunedì, inizia la nuova stagione di Napoli Magazine in radio e tu sarai fisso qui con noi in radio ogni venerdì alle 15.20, quindi puntualissimo come sempre con le tue opinioni sul Napoli. Inizia una nuova avventura e ovviamente tu ne fai parte. Io ti ringrazio perché sono contento di essere parte di questa... Di questa bellissima trasmissione che avete messo in piedi, che hai messo tu in piedi, ha messo in piedi Michele, quindi sono contento di farne parte e ti ringrazio per questo, perché comunque dai spazio a tante persone che vogliono dire, vogliono parlare del Napoli, e soprattutto hai lasciato comunque un giorno di filo diretto con i tifosi, che questo è sempre molto molto bello. Beh, e qualche volta ti coinvolgeremo, così ti diverti con noi, perché poi in effetti sono loro che chiamano, fanno le domande, a volte parlano anche da soli ed è fantastico, perché è come se conducessero direttamente loro. Caro Diego, con molto piacere. Caro Diego, invece ti porto sugli argomenti attuali, quindi sul mercato del Napoli, spronti via un tuo giudizio sull'arrivo di Gonzalo Higuaín, che ha anche incontrato, ricordiamolo, all'aeroporto di Fiumicino, praticamente gli hai dato il benvenuto, sei stato il primo, e poi anche un tuo voto in generale al mercato degli azzurri. Guarda, il voto per adesso è un 8, perché il Napoli ha fatto benissimo. Guarda, io Higuaín penso che sia andata oltre più ogni rosea aspettativa, perché se non dimentichiamoci che parlavamo di Osvaldo, parlavamo di Dzeko, e con tutti i rispetti di questi due calciatori, perché credo che Higuaín sia una spanna superiore a tutti e due. E comunque hanno preso Reina, che è un portiere di livello, hanno preso Albiol, che è un difensore che ci possa far fare, che credo che ci possa fare salto di qualità. Aspetto ancora un altro difensore, ti dico la verità, perché numericamente con l'addio di Gamberini e il probabile addio di Fernandez, diciamo, un altro difensore ci vuole. Però voglio giudicare il mercato del Napoli il 3 settembre, il 4 settembre, quando finisce tutto, quando vedremo, diciamo, la rosa completa. Per adesso è un 8, perché
come dire, sono arrivati giocatori. A me le persone che dicono il Napoli ha speso 60 milioni per le riserve del Real Madrid mi fanno un po' ridere, perché calcolare Albiol e Reina due, Albiol una riserva, Galleon una riserva, voglio dire, sono riserve che sono buone, perché Albiol è campione del mondo, campione d'Europa, voglio dire, e penso che l'ultima amichevole della Spagna Albiol ha fatto 90 minuti, quindi tanto riserva non l'ho visto. Infatti io dicevo prima scherzosamente, per fortuna che non ci sono né amichevoli né partite ufficiali della nazionale italiana e della nazionale spagnola, altrimenti Benitez doveva chiamarci per fare l'allenamento, perché sono 8 i giocatori chiamati per le rispettive nazionali del Napoli, e immaginiamo se ci fosse stata anche l'Italia e la Spagna, insomma il Napoli avrebbe perso ancora 4-5 calciatori. Diego, però voglio chiederti una cosa, perché insomma ogni tanto, soprattutto poi dopo il suo primo gol con la maglia del Paris Saint Germain, riaffiora la figura, il fantasma di Edinson Cavani. Allora, sono due giocatori straordinari, però se dovessi fare una differenza, prima di tutto chi preferisci tra i due, e quali sono le differenze tra Cavani e Higuain? E poi anche un messaggio, se puoi lanciare un messaggio ad Astori e a Matri e anche ai giocatori che tentennano per accentare Napoli. Guarda, per quanto riguarda i giocatori che tentennano Napoli, io alla prima volta, che al primo ripensamento, non li prenderei più, perché questa maglia si deve amare, questa maglia si deve desiderare, è una maglia importante, è una maglia prestigiosa, voglio dire, l'ha messa Maradona, ma vedete che non te la possono mettere la storia, bravo. Quindi voglio dire, io credo che su questo sono molto duro, e poi sono d'accordo con delle persone che hanno detto che io non mi metterei in affari con la Juve, onestamente. Mi sei d'accordo con Corbo, l'ha detto ieri. Per una questione etica, diciamo. Per quanto riguarda il discorso Cavani e Higuain, vi prometto che questa è l'ultima volta che parlerò di Cavani, perché è andato via, basta. Io penso che non si debba più parlare delle persone che sono andate via. Io sono stato fedele a questo, perché non ho mai parlato neanche più di Lavezzi. Rimane una ferita, perché è normale che è un campione, un giocatore molto importante, però oggi tu mi hai chiesto chi preferisco, se Higuain o Cavani. Io preferisco Higuain perché c'ha la maglia azzurra addosso. Punto e basta. Ed eccoci pronti, caro Antonio, stavolta il nome per l'attacco ce l'abbiamo per davvero. Stefan Svuok, buon pomeriggio Stefan, ben ritrovato. Ciao a tutti, ciao grande Stefan, grazie per essere con noi. Ma figurati, è un piacere, è che sono in un posto dove non prende bene il telefono. Stefan, pensa, stavo dicendo prima che nel momento in cui ti ho annunciato il venerdì alle 15 sarai con noi, 5 minuti ti ruberemo ogni settimana, i tifosi del Napoli sono letteralmente scoppiati di gioia, perché hanno detto è un grande, lo ricordiamo sempre con affetto e speriamo di rivederlo presto anche allo stadio San Paolo. Grazie. Un pensiero lo farai, no? Prima o poi ti faccio una sorpresa? Ma sicuramente, quest'anno già avevo già detto, poi sono sempre a Napoli quest'anno in una trasmissione, perciò sicuramente prenderò l'occasione per venire a una partita a San Paolo, insomma. Stefan, voglio farti una domanda, ricordando che insomma il primo ad arrivare in aeroporto quando tu arrivasti, insomma, fu proprio il sottoscritto, e ricordo ancora con piacere Carlo Giuliano, e poi disse non si fanno domande, poi vabbè fate un paio di domande, e poi come sempre Carlo ci dava la possibilità di lavorare. Però ecco, se dovessi dare un consiglio ai nuovi giocatori del Napoli, tu che subito, immediatamente hai trovato il feeling con il pubblico partenopeo, cosa suggerisci loro di fare? Ma sai, sicuramente ormai non sono neanche in grado di poter dare consigli ai giocatori che ha preso Napoli, che sono estremamente giocatori di prima fascia, però sicuramente Napoli apprezza quello di lottare su ogni palla, lottare, vedere, far vedere che ci metti tutto stesso. Poi a Napoli ti perdono anche l'errore, ma la prima cosa che esiste è di amare quella maglia lì che indossi, e che non è neanche poi così tanto difficile, ecco, anche perché è una piazza estremamente tra le più belle proprio in Italia, e il tifo è a livello mondiale, perciò insomma non è difficile per amare quella maglia lì. Stefan, ci arrivano anche dei messaggi attraverso Twitter, Facebook o la posta in Tilt, però una domanda te la fa Roberto, che ci scrive, pensa, da Londra. Ci puoi chiedere a Stefan, che io ho sognato di nuovo di rivedere in maglia azzurra, se davvero
era reale quella possibilità di un suo ritorno per la seconda volta a Napoli, oppure erano solo voci di mercato? No, d'accordo, ero contento, però stavo attraversando un periodo non felice familiarmente e ho preferito stare vicino ai miei figli piuttosto che venire a Napoli, dove sapevo che avevo fatto bene. Stato solo si potevo dedicare al 100%, però mentalmente non ce la potevo fare perché avevo i miei figli lontano, stavo attraversando un periodo solo non positivo familiarmente, ho preferito stare vicino ai miei figli e declinare l'invito, però c'era stato sempre. Beh, vabbè, questo ti fa onore perché sicuramente abbiamo anche chiarito un altro aspetto. Stefano, però sicuramente è andato via Cavani, è arrivato Higuain, secondo te può fare quei 15-20 gol, non dico 30-35 come ha fatto Eddy, però sicuramente è un campione, no? Credo che è un giocatore di estremo valore, certo che sostituire Cavani non è facile perché parliamo di dei primi due attaccanti al mondo, perciò non è facile, però non dimentichiamoci che Higuain viene da Real Madrid, è abituato a vincere, è abituato a giocare ad alti livelli, perciò penso che abbia fatto la scelta giusta. Anche perché, e sembra che, scusami Stefano, che per completare l'organico Benitez abbia chiesto non un nome, non un giocatore, ma soprattutto queste caratteristiche. Gente che è abituata a vincere, che abbia grande esperienza internazionale. Sono queste le chiavi per raggiungere la Juventus? Ma sicuramente sì, quando è un giocatore abituato a vincere, abituato a giocare a campo internazionale, è un giocatore di altissimo livello. Non l'ho detto direttamente, ma quelle sono le caratteristiche. Però io penso che un giocatore come Azzori, anche se non è stato abituato a giocare a livello internazionale, se non con la nazionale, sia uno dei centrali più forti che ci siano in Italia, perciò quello. Stefano, quindi lo chiedo anche a te, un messaggio a chi tentenna nell'accettare Napoli, come si fa adesso, no? A chi tentenna ad accettare Napoli, tu cosa dici? Ma no, ma sai, io sono abituato a non vedere tanto quello che scrivono sui giornali, bisogna sempre sentire il diretto interessato. Io penso che quando c'è un trasferimento di un giocatore c'è da valutare tante cose, ma dopo alla fine una piazza come Napoli è difficile da rifiutare. Benissimo, io ringrazio per essere stato con noi, grande bomber Stefano Svocco, e ritroveremo venerdì prossimo alle 15. Stefano, un abbraccio fraterno, lo sai. Grazie mille, ciao a tutti, ciao, buona giornata. Grazie a Stefano Svocco. Io ricordo sempre due gol in particolare, caro Antonio Di Stefano. La Pistoiese chiaramente, è quella partita che non finiva mai perché c'era tutto il pubblico napoletano a bordo. Ma Stefano faceva quel movimento spalle alla porta, soprattutto al San Paolo lo fece con la Sampdoria, con l'Empoli. Spalle alla porta, attacco e poi gol in diagonale con un tiro incrociato fantastico. E l'altro gol che ricordo, venerdì santo, Sampdoria-Napoli 0-1, con gol sempre di Stefano, fu un'altra straordinaria volta perché da lì poi inizia la cavalcata verso il ritorno in Serie A. Caro Sibilla, sì, dimmi perché io ho un acquisto da annunciare. Prima ci ho parlato, fino a poco prima del mio intervento in diretta. Vai. Sono davvero onorato, i brividi, perché è una conferma, è un grande top player, è un bomber d'area di rigore, nel senso che nel suo ruolo secondo me ci sono pochi eguali. È difficile anche ripercorrere quella che è stata la sua carriera, perché forse prima leggevo anche il suo articolo che potrete leggere domani alle 7 di nuovo in prima pagina su Napoli Magazine, però vi do qualche numero: 207 presenze nel Napoli, in Serie A ha parato 12 rigori su 26, media record per la Serie A. Di chi sto parlando? Del grande Batman Pino Taglialatela. Ed eccolo qui Pino Taglialatela. Ciao Pino. Buon pomeriggio a tutti ragazzi. Grande fuori classe. Ma ciao, già, grande direttore. Sei scatenato, già ho letto qualcosa. sì, sono stato zitto tutto questo tempo, hai visto? No, stavo scegliendo il titolo per il pezzo di domani mattina, caro Pino. No, ma sai, tu sono 10 titoli, però purtroppo. No, ma ci ho messo un po' tutta, diciamo, questo precampionato dentro, no? Almeno delle mie sensazioni personali. Penso anche di persone che sento, che sono vicine a me, gente che mi ferma per strada, che vabbè, poi domani leggerete. Vero, non anticipiamo nulla. Non anticipiamo nulla, dai. Diciamo che Pino però si è scatenato come sempre. E caro Batman, partiamo con il botto perché devo dire, perché in esclusiva mondiale intergalattica, no? Quest'anno solo su Napoli. Quest'anno ho intenzione di non
avrei intenzione, poi non lo so. Vabbè, possibile, però, diciamo per il momento partiamo così. Sì, vorrei prendere anche un anno sabbatico dalle TV, perché sinceramente non mi diverto più di tanto, non sono... Non mi sento anche neanche all'altezza di stare in televisione, soprattutto su questo dissento, però permetti. No, ma non è per me, ecco, sai, questi talk show, queste serate molto carine, sono simpatiche, perché poi ci sono tanti amici, però ecco, sai, il calcio io lo intendo in tutt'altra maniera. Però è giusto che gli altri facciano quello che pensano, no? E che dicono quello che pensano. Io la penso totalmente in modo diverso. Quindi probabilmente prenderò un anno sabbatico, come si può dire. Ovviamente. Solo con voi. No, dico ovviamente con Pino, che invece c'ha questo... Io lo chiamo una sorta di diario personale, perché poi in effetti io voglio anche precisare, non è, sai, quando... uno scrive, a volte si dice però tu dai gli argomenti, no, proprio la cosa che mi piace fare, soprattutto con gli opinionisti che sono tutti amici, e lo dico pubblicamente. E che squadra, ragazzi, che squadra hai fatto quest'anno, direttore, mamma mia, hai lavorato quest'estate, altro che della Valentina. Sono tutti amici pure tu. Sei tu lo sceicco. Vabbè, però senza portafoglio ho fatto... No, però siamo tutti amici, questo lo sappiamo, però ecco... Direbbe qualcuno questo... che fortuna, no? No, però sai cos'è, direttore, forse è proprio quello lo spirito... come sai, quando tu inizi a giocare a calcio, inizi a giocare a calcio per passione, e la passione probabilmente che ci spinge, perché si vede che c'è passione in Napoli Magazine, sulla vostra emittente, c'è la passione, quindi a noi ci trascina, ecco, a me personalmente, poi anche agli altri amici che conosco personalmente che fanno parte della squadra fantastica di Napoli Magazine di quest'anno. Quindi ha detto che ci divertiremo anche quest'anno, vi farà anche divertire, ma lui guarda che è molto bravo, lui è attento, lui è tecnico, lui guarda, dice delle cose che secondo me più di alcuni addetti ai lavori, che ne sa più di tanti addetti ai lavori, devo essere sincero, anche più Pino, di me, Pino, dato che nessuno ci ascolta, no? Giusto, 4-5 parenti, sì. Facciamo così, lunedì no, perché la prima ufficiale anche per viaggio. Però tra qualche lunedì faremo qualche scherzetto, quindi parlerai tu al mio posto. Va bene, che lo presenterai tu. Ma lui mi conosce troppo. È di una furbizia unica. Comunque invento qualcosa, non ti preoccupare. Proveremo. Tornando a Napoli, invece a Napoli-Bologna. E infatti, sì. Io volevo chiedere le insidie del match contro il Bologna, Pino. Ma guarda, le insidie sono sempre le stesse, cioè, il campionato italiano è difficile, incontri il Bologna, incontri la Juve, incontri la Lazio, incontri il Catania, sono squadre che ti metteranno sicuramente in difficoltà, sappiamo come gioca Pioli, però a differenza degli altri anni abbiamo un allenatore diverso e probabilmente questo allenatore diverso ha uno schema diverso, quindi non so se lo schema di Pioli che ci ha fermato in questi anni riuscirà a fermarci anche quest'anno, io non lo credo. Quindi è una partita che non vedo l'ora di vederla, finalmente una partita vera, partita finalmente di campionato, e finalmente inizia il calcio e finalmente tra un po' finisce il calciomercato, perché sinceramente... Non ce ne può più. Leggevo un po' anche l'editoriale di Pino Tagliatela ogni sabato alle 7 del mattino su napolimagazine.com, non ne parli, quindi te lo chiedo in radio. Sì. Una parola invece sugli addii che ci sono stati di Mazzarri e Cavani, cioè come hai giudicato? Di Mazzarri ne abbiamo parlato lungamente, no? Sì, però io voglio un pensiero. Ho avuto le conferme da quello che poi, da quando è allenatore dell'Inter, fa le stesse cose dappertutto. Cioè, sinceramente, non mi va neanche di giudicarlo, perché poi ognuno è fatto a modo suo, lui è fatto così, a me un po' mi ha deluso, ma non avevo dubbi, ma per una questione, ecco, di affetto nei confronti del Napoli, ecco, lui non si è comportato bene, ecco, quindi questo l'abbiamo detto io più volte. Pino, secondo te poteva prima di fare la pagina dei saluti con i baci, no, per intenderci? Sì. Un piccolo messaggino sarebbe stato opportuno. No, ma guarda, Cavani è stato gestito malissimo, poi sapete benissimo che
che i calciatori sono gestiti dai procuratori, però se tu sei un uomo e hai i cosiddetti contributi, delle volte, soprattutto per una piazza, io non dico il Napoli come società, perché sai, le società possono, oggi ce n'è uno, domani c'è un altro presidente, ma la piazza, i tifosi, il calore che ti ha dato, che ti ha dato Napoli, poteva sinceramente comportarsi in modo diverso ed essere più sincero nei confronti di questi meravigliosi tifosi che ci sono rimasti male, solo per questo. Poi, quanto riguarda le cose tecniche, burocratiche, economiche, sinceramente io non ci voglio entrare, però ecco, proprio una questione, proprio lui personalmente, visto il rapporto che ha avuto con Napoli, soprattutto quello che Napoli ha dato a Cavani, lo ha fatto diventare un grande giocatore, perché Napoli ha fatto diventare un grande giocatore a Cavani. Secondo me Cavani poteva essere un pochettino più sincero e più diretto nei confronti dei tifosi. Pino, prima di passare la parola a te, ce l'avevo proprio in canna, come si suol dire, ma l'ho chiesto anche ai precedenti ospiti, anche a Stefano Schwok, ma a tutti questi giocatori che tentennano per dire sì al Napoli, cosa dice Pino Tagliatela? Ma che è meglio che non vengono. Fanno bene, noi vogliamo solo giocatori che devono venire a Napoli sapendo che ambiente trovano e che tifosi trovano. Cioè, questi sono ignari, non sanno cosa si perdono, però sono persone che pensano, non hanno cuore, e secondo me sono dei professionisti e basta. A Napoli invece, oltre al professionista, ci vuole anche il cuore per giocare nel Napoli. Non tutti hanno questa fortuna. Io prendo sempre come esempio Maradona, perché Maradona è il più grande giocatore della storia del calcio mondiale e ha sposato Napoli come i napoletani hanno sposato lui. Quindi io non li penso neanche, cioè, nel senso che i rifiuti, di altri mezzi rifiuti, i tentennamenti, io dico solo, non sanno cosa si sono persi, quindi male per loro, non per noi, sinceramente. Pino, in tema, premesso che in questi giorni ho visto volentieri il presidente del Borgorosso Football Club, c'è quella scena finale straordinaria con Sivori che sembra Ibrahimovic e dice: ecco, non il sogno della mia vita è il giocare del Borgorosso Football Club, ma lì era per esigenze di copione, quindi esatto. Lasciamo perdere. Però ecco, io la domanda che faccio, forse sarà anche un po' ingenua, un po' fessacchiotta come domanda, ma nonostante questo professionismo estremo che c'è oramai nel mondo dello sport, in particolare nel calcio, non è possibile lasciare un po' di spazio ai sentimenti e, come dicevi tu, al rispetto per i tifosi? Perché è vero, si può cambiare maglia anche pezzacchiotto, proprio, hai fatto da dire, però. Provocatoria, ovviamente, la mia. No, ma non è provocatoria, cioè, la parte mia. No, cioè, ma sai, io capisco, è una questione di uomini. Io penso che se uno è un uomo e si comporta da uomo, il tifoso lo sa, e quindi la maggior parte di questi giocatori sono solo professionisti. Come ho detto prima, non hanno cuore e non si rendono conto praticamente di quello che fanno. Io a distanza di anni, io ancora con i tifosi del Napoli ho un rapporto splendido, mo io ho vinto quasi nulla con Napoli, ho vinto una Supercoppa stando con il Napoli di Maradona, non è che ho vinto scudetti, sì l'ho vinto perché ero lì, ero terzo, ma ero ragazzino, cioè non partecipavo, e ho avuto la maggior parte più delusioni che soddisfazioni. Con i Napoli, però l'affetto dei tifosi nei miei confronti è pazzesco, e io questo vorrei far capire a questi giocatori, cioè vivere una carriera professionistica in una squadra come Napoli è unica come sensazione e come emozione, ma io non lo dico perché sono napoletano, lo dico perché sono stato anche in altri posti, sono stato in altre squadre, e quello che ti dà Napoli non te lo dà nessuno come tifoseria, come affetto. È quello che quando vai in campo veramente tu le prestazioni si esaltano, ma grazie proprio ai tifosi, cioè io può darsi che per una squadra do 6, 7, a Napoli do 10 quasi sempre, perché il tifoso napoletano ti fa sentire veramente importante, veramente unico, però spesso il napoletano, purtroppo tifoso, viene tradito. Questo a me mi fa tanta rabbia,
perché ci sono stato dentro e so cosa vuol dire, so cosa pensano i tifosi, perché sono tifoso anch'io, quindi vorrei da parte di questi professionisti un comportamento un pochettino più serio nei confronti dei nostri tifosi. Bene, io su queste parole posso soltanto alzarmi in piedi e ringraziare il nostro top player fuori classe, lo dico seriamente. No, cioè, è la verità. Fuori classe ce l'hai lunedì, ti vedrai. Chi è lunedì? No, lunedì con Biagio? Con Biagio. No, ah, io l'ho detto, questa è veramente... Me la puoi ridire tutta la squadra. Squadra da Champions. Posso dirti che però per quanto vi riguarda, tanti ovviamente amici e quant'altro, però per me Pino taglia la tela. Napoli Magazine, cioè, è proprio una colonna, un angolo blu di Napoli Magazine, quindi ti ringrazio. E quindi andiamo a leggerli questi. Dai, dimmeli. C'è anche bellezza, professionalità, se non sbaglio c'è anche Yolanda, era quello no, che ho capito. Yolanda non c'è. Non c'è, però c'è qualcun altro. Ah, va bene. Per problemi personali, guarda, io a me una volta mi è arrivata sta notizia, poi tu lo sai che io sto spesso sott'acqua, quindi sono rimasti dietro di una settimana e mezza, penso, no? Una cosa sì, perché dovete sapere che io e Pino, cioè io collaboro in tempo reale con Pino è il mio alter ego, sa tutto, quindi ogni piccolo movimento sa tutto. Il lunedì partiamo alle 14.40, così come gli altri giorni, chiudiamo alle 16 e lunedì ci sono Mariano Grimaldi ovviamente in apertura, Salvatore Cagliazza del Roma, poi Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport, Oscar Magoni, ex centrocampista del Napoli, lo scrittore Maurizio De Giovanni, Toni Iavarone, poi Biagio Izzo alle 15.40 e poi Marika Fruscio nel finale. Il martedì Roberto Conte nell'odierna in apertura, poi ci sarà Paola Rendina con un ospite a sorpresa che sceglierà lei, Maurizia Cacciatori, grande pallavolista che è tifosa del Napoli, Pino mi ha raccontato delle cose personali davvero simpatiche, ci sarà Mister Z alle 15.30, Mario Zaccaria, poi Diego Chiuzzi e Giovanni Scotto del Roma. Il mercoledì Gino Rivieccio e Cinzia Profita prima dell'ora di filo diretto con i tifosi del Napoli. Il giovedì Sergio Curcio, Tommaso Mandato, sempre Paola Rendina con un ospite, a seguire Mimmo Liguoro, ex TG3 nazionale, noto scrittore, la nostra cara Maria Mazza alle 15.30, Antonio Giordano del Corriere dello Sport e per chiudere Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, per poi arrivare al venerdì che è il giorno di Pino taglia la tela, ragazzi. Eccoci. Il venerdì apriamo con Carmine Tascone sempre alle 14.40, alle 14.50 ci sarà Fabio Gatti, poi Stefano Giuocca alle 15, alle 15.10 Gianfranco Lucariello, alle 15.20 Diego Junior, Caterina Balivo, nuovo acquisto, alle 15.30. Allora vedi. E poi Pino taglia la tela, 20 minuti solo per Pino. Quindi non, non c'è nessuno alle 15.50. Quindi 20 minuti solo di Pino Batman taglia la tela. Grande chiusura di settimana, possiamo dirlo, veramente una grande chiusura di settimana. No, comunque complimenti, che squadrone, ragazzi, mamma mia, pazzesco. Mi stai facendo squadra da Champions. No, veramente, c'è veramente da parlare, da chiacchierare, veramente c'è anche da imparare, perché ci sono dei maestri anche di giornalismo, da quello che ho sentito, quindi complimenti. Non possiamo non seguirti, allora, però non dire così, lo sai che poi io vado in difficoltà. No, ma è così, perché poi quando si parla di calcio in modo serio, sereno e spensierato, penso che i tifosi non possono fare altro che ascoltare. Assolutamente così. Un abbraccio al mio amico Fabio. Un abbraccio a voi, a tutti e due. Ciao direttore. Ciao, grande. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.